Professor dottor Piero Francesco Arullani descrisse in un manoscritto del 1907 il risultato di alcune sedute medianiche avute con la Palladino. Egli era docente di neuropatologia, professore attento, severo, serio. Vi raccontiamo in questo passaggio cosa egli descrisse. Chi conosce personalmente la Palladino ed ha assistito a qualcuna delle sue sedute più fortunate si convince subito della realtà dei fenomeni che osserva. È perciò doveroso che della medianità si occupino gli studiosi. Essa entrerà certamente patrimonio della scienza, come sono entrate la suggestione, il sonnambulismo e l'ipnotismo, perché non costituisce altro che un anello della stessa catena. Di una ventina e più di sedute tenute a Torino nel febbraio-marzo 1907, quella del 22 febbraio in casa del conte Verdun è riuscita forse la migliore per lucidità del medium e potenza dei fenomeni, ed è perciò che merita di essere considerata in modo speciale. I particolari della seduta furono già descritti dai colleghi dottor Erlisca, Foà e Agazzotti del laboratorio di fisiologia negli articoli del giornale La Stampa del 2-4-6 marzo. Ad essi accennò anche in parte il professor Pio Foà nella conferenza del 4 marzo al Teatro Carignano. I colleghi fisiologi si occuparono della parte sperimentale e con i loro importanti risultati di registrazione e di fotografia diedero maggiore palpabile conferma della verità dei fatti. Dal canto mio, avendo preso di deliberato proposito una parte personale attiva alla seduta, io ne riassumerò ancora i particolari per completarli e rischiararli in qualche inesattezza occorsa ai colleghi per ciò che concerne la mia sfera di azione e le impressioni soggettive avute. Così potrò essere con più facilità compreso nelle osservazioni che desidero di fare nel campo della neuropatologia e che insieme con le altre numerose da me raccolte sull'argomento serviranno per questo mio studio sopra la medianità della Eusapia Palladino. Il gabinetto medianico, situato a sinistra, è in fondo dall'entrata nella sala da esperimento. Non è altro che il vano di una grande finestra, ben chiusa e sprangata, la cui parete anteriore è artificialmente formata da due tende di lana nera. Nel gabinetto si trovano due tavolini, uno più grande a sinistra del medium, con sopra degli oggetti, tra cui un tamburello e un mandolino, e sotto, sul pavimento, un pianino a tasti. Un secondo più piccolo, a destra del medium, con sopra alcuni oggetti di carta affumicata, e una cassetta di legno, la cui apertura è costituita da un velo inchiodato, e il cui contenuto è un recipiente di vetro, pieno d'acqua, chiuso al di sopra da una robusta membrana di gomma e congiunto al di sotto con una canna di vetro ad un manometro a mercurio e ad un apparecchio di registrazione della pressione, che si fosse esercitata sulla membrana. Apparecchio collocato fuori del gabinetto medianico per un maggiore controllo. Dinanzi la tenda sta il tavolo medianico, circondato di sedie per le persone componenti la catena. La sedia della Palladino è a capo tavola, in modo che il medium, come di consueto, venga a trovarsi con la schiena rivolta alla tenda e la faccia al tavolo. La luce della camera, una luce rossa, è regolata opportunatamente dal dottor Imoda, appassionato cultore di questo genere di studi, in modo che lasci una penombra, ma tale da distinguere, da vicino, persone ed oggetti. La Palladino entra nella camera da esperimento poco dopo le 21. Essa attraversa obliquamente la camera e prende posto subito sulla sua sedia. Si forma una catena di sei persone mediante le mani. L'ultima a sinistra del medium è il professor Foà, l'ultima a destra è il dottor Agazzotti. L'Eusapia ha le mani nella loro mano libera e i piedi sul loro piede corrispondente per il controllo. Controllo che, come già rilevarono i miei colleghi e come dirò subito, anch'io, una volta per sempre, è stato scrupoloso, seguito dal principio alla fine della seduta.
Noi eravamo affatto coscienti, tranquilli, osservando tutto. Non è perciò proprio il caso di parlare di allucinazione nostra o di frode del medio. Cose, del resto, ormai assurde, dopo quanto si è veduto e scritto sull'argomento. Io che venivo in catena dopo il professor Foix, incomincio a notare che l'Eusapia muove il capo a destra e a sinistra agitandosi, e la sua fisionomia è alquanto sofferente. Intanto vedo il tavolo medianico sollevarsi un po' da terra e ricadervi pesantemente. Poi avverto dei movimenti a sinistra del gabinetto medianico, dovuti al tavolino entro contenuto. Allora lascio la catena per penetrare nel gabinetto medianico e osservare con attenzione i suddetti movimenti e il medium. Alcuni dei miei compagni mi esortano a non lasciare la catena, ma l'Eusapia, che mi reputa incredulo, dice chiaramente: «Lasciatelo fare, si persuaderà». Ed io allora mi metto nel gabinetto medianico a sinistra e vedo che il tavolino, un po' a zigzag e lentamente, spinge in avanti la tenda da quel lato e si inoltra verso la camera da esperimento, mettendosi alla regione latero posteriore destra del controllo di sinistra. Il dottor Imoda abbassa ancora un po' la luce e mi invita ad assumere il controllo di destra, mentre questo passa in catena al mio posto. Aderisco volentieri all'invito perché posso osservare più da vicino l'Eusapia. Essa, che si era accorta della mia vigilanza estrema, mi raccomanda ripetute volte il controllo e preme nervosamente la mano nella mia e il piede sopra il mio piede. Vaga intorno lo sguardo più inquieto di prima, senza posarsi su nessuno di noi, e la sua fisionomia si fa più sofferente. Incomincia a sbadigliare. A questo punto i fenomeni vanno crescendo in frequenza e in intensità. Il medium eseguisce dei movimenti in aria con le mani, muovendo la mia e quella del controllo di sinistra, e il tavolino si muove in conformità. Ogni volta che si solleva, ricade pesantemente al suolo. Poi io sento distintamente come un vento che viene verso di me, cioè dalla destra del gabinetto medianico, e vedo la tenda gonfiarsi. Il medium dice che una parte della tenda è sotto un piede della sedia. L'asserzione è vera. È liberata questa parte da uno dei compagni fuori dalla catena. La parte destra della tenda viene sul tavolo, in modo che il gabinetto medianico resta ampiamente libero al mio sguardo. Qui incomincio a sentire un toccamento al lato sinistro dell'altezza della mia milza. Il toccamento mi dà l'impressione come se fosse fatto dalla parte omologa del corpo di una persona. Poi mi sento stringere nel braccio sinistro, e qui è l'impressione dello stringimento del braccio fatto dalle dita di una grossa e robusta mano. Imoda mi invita a pensare di essere toccato ad un dato punto, ed io penso nel mezzo della fronte con un dito. Il toccamento si verifica esattamente quasi subito, e ne seguono poi altri nell'ipocondrio sinistro, con un nuovo stringimento del braccio, ma questa volta più leggero. È come fatto dalle dita di una mano molto più piccola. La tenda ogni tanto si gonfia, e io guardando da quella parte attentamente, vedo una nubecola bianca che non so definire. Di tutte queste impressioni, annunziandole, discorro man mano col professor Foix come in forma interrogativa dicendo: «Non sente vento, professore? Non ha sentito ancora contatti?» Nel frattempo avvengono trasportati della carta fumicata dal gabinetto medianico sul tavolo. Poi si sente la rottura del velo della cassetta e avvengono trasporti di pezzi di velo, annunziati dal medio, e presi alcuni dalle mani stesse del medium, che solleva in unione a quelle dei controllanti e le consegna a noi, altri da noi stessi, afferrandoli tra dita invisibili, ma di cui si ha l'impressione netta. Il professor Foix sente a sua volta il vento e i contatti che io avevo sentito pure in diverse parti del corpo. Il dottore Liska manifesta il desiderio di vedere in funzione il suo apparecchio di registrazione. Poco dopo si sente muovere il tavolino che lo sostiene, e l'Eusapia chiama il collega al controllo, al mio posto, dicendo a me di porre le mani sulle spalle del collega. Tutto ciò viene eseguito, e l'Eusapia parla col collega, stringendogli il pugno sul tavolo e accennando alla forma e durezza della membrana da premere. Io intanto lascio le mani posate sulle spalle del dottore Liska, preferendo osservare con comodo, e giro intorno ai componenti la catena e mi colloco dalla parte del controllo di sinistra, vicino al tavolino libero. Intanto si sentono i rumori della membrana dell'apparecchio colpita e sincronicamente ai rumori il controllo di destra sente premere la sua mano dal pugno del medium. Continuano gli spostamenti di oggetti che vengono portati sul tavolo medianico, come il tamburello e il pianino. Il mandolino cade a terra. Il pianino fa qualche suono, cui corrisponde una contrazione dei muscoli della gamba del medio.
Si esprime il desiderio che vengano tolti gli occhiali ad un collega e la tenda si muove e li asporta rapidamente. Intanto, io dal mio posto di osservazione, vedendo di nuovo muoversi il tavolino, penso di disturbarne i movimenti, ma il medium si dimostra irritato. Muovendo contro i miei piedi il tavolino e cercando di urtarmi, dice che gli faccio male. Poi esso mi invita a mettergli una mano sulla fronte. Io, stando sempre ritto, metto la mano destra sulla fronte del medium senza avvertire nulla di speciale. E poi mi viene l'idea di portare il pollice e l'indice sui due bulbi oculari, abbassando le palpebre come quando si vuole produrre l'ipnosi. Facendo ciò, constato distintamente una pressione notevole dei bulbi oculari, che mi pare che aumenti, e tosto, come sotto l'impulso di una robusta membrana elastica che si dilati, o sotto una molla che scatti, il mio arto superiore destro è respinto con violenza, e la paladino mi grida di non avvicinarmi più. Poco dopo, sulla testa del medium, vedo, e vedono tutti i presenti, una luce viva come quella di una lampadina elettrica. In seguito, noto parecchie splendide levitazioni del tavolino che mi stava accanto. In una di queste esso si solleva sopra la testa del controllo, di sinistra. In tutte le levitazioni il tavolino ricade di botto con un gran rumore. Nell'ultima ricade proprio strisciando lungo la testa e il tronco del controllo di sinistra. Poi il tavolino si agita scrollandosi. Allora mi viene in mente di provarne la forza del movimento e cerco con le due mani sull'orlo di impedirlo, ma il tavolino lotta contro di me continuando a muoversi. Allora lo riafferro più solidamente con le due mani, puntellandomi anche con la persona per aumentare la mia forza, che in quel momento posso attestare era assai grande. Nel contrasto ho sentito, e sentirono tutti i presenti, il tavolino scricchiolare. Temendo che si rompesse, lascio la presa, dicendo a Eusapia che si sarebbe stancata e che io l'avrei esaurita se continuava. Allora essa mi grida: «Ti farò vedere io come mi esaurisco. Voglio rompere il tavolo». Io mi assisi tranquillamente su una sedia, in tutta vicinanza, per assistere all'esecuzione annunziata. In quel momento uno sprazzo di luce rischiarava ottimamente il tavolino, in modo che potei seguire tutti i più piccoli movimenti di questa bellissima e indimenticabile scena, che è durata più di 5 minuti. Eccone la descrizione esatta e minuta. Il tavolino si innalza 3 volte, in modo completo, dal pavimento di circa 40 centimetri, ed ogni volta, con grande rapidità e rumore, ricade sul pavimento. Poi si scrolla, avanzandosi alquanto a sinistra del gabinetto medianico, verso la camera e appunto nella mia direzione. Essendo l'asse maggiore del piano del tavolo, disposto dall'indietro in avanti e da destra a sinistra, indi si solleva di più di 0,5 metro il lato destro con le due gambe, mentre le due opposte di sinistra si piegano sul bordo corrispondente finché si rompono nella loro inserzione, cadendo a terra in un col bordo stesso. A terra rimane un arco formato dal tavolato e dalle gambe di destra. Qui si sente lo scricchiolio del tavolato che si spezza fuori del punto di saldatura dei due assi. Si formano così parecchie schegge e non rimane più che un listino del margine destro del tavolo con le due gambe corrispondenti, che vengono divelte, sollevate e posate sul tavolino medianico. Finita l'opera, si sente la voce del medium che esclama: «Povero padrone di casa!». Io allora domando una stretta di mano e la paladino mi invita ad afferrare il lato sinistro della tenda con la mano. Ciò faccio con la destra, essendo in piedi e collocato alla regione latero-posteriore destra del professor Foix, sempre seduto al controllo. Dopo un po' di attesa, invece della stretta di mano, sento succedersi ad intervalli prima delle unghiate sul dorso della mia mano, poi dei colpi secchi sulle articolazioni metacarpofalangee, e vedo distintamente un listino di legno del tavolino spezzato che mi percuote sostenuto da una mano. Io annunzio ai compagni ognuno di questi fatti ad alta voce, dicendo sempre al professor Foix: «Il controllo c'è», ed egli mi risponde sempre: «Perfettamente».
Infine, la paladino mi invita a salire in piedi sul tavolo medianico. Resto un po' perplesso, ma poi, pensando che sono alto circa 1,80 e avrei potuto cadere, mi colloco soltanto in ginocchio nel mezzo del piano del tavolo, avendo la mia faccia di fronte a quella della paladino che potevo abbastanza bene distinguere nella semi-oscurità dell'ambiente. Passa qualche minuto di silenzio e di attesa, in cui si pensa dai compagni che io sarei sbalzato dal tavolo, e una signora della catena dice chiaramente: «Lo vuol gettare a terra!» Intanto io mi sento tirare un paio di volte per i capelli, che uso portare sempre piuttosto lunghi, e percuotere sul capo con un pezzo di legno che poi si depone sul tavolo, e vedo distintamente che esso è portato da un braccio e da una mano. Siccome le ginocchia mi facevano male e la posizione incomoda mi stancava, mi rivolto, sedendo un po' di fianco sul piano del tavolo, con la faccia dalla parte opposta di prima, cioè verso il centro della catena. Dopo un poco sento per 3 volte sollevare il bordo e le 2 gambe del tavolo dalla parte della paladino, restando ferme le altre 2, finché all'ultimo sollevamento più accentuato, io per il proprio peso, scivolando sul piano del tavolo, cado a terra. Come ultimo fenomeno della seduta, stando in piedi il medium e noi della catena con nel centro il tavolo, si ha una bella levitazione completa di questo. Allora si accenna ad alta voce ad una lastra fotografica inchiodata sotto il tavolo, e tosto 2 di noi la vedono distaccarsi, girare il bordo del tavolo e cadere con una certa forza sopra il piano dello stesso. In questo momento l'Eusappia si dimostra assai stanca. È l'1 antimeridiana e mi sospende la seduta. L'Eusappia dura molta fatica a riaversi e a poter essere portata alla luce ordinaria della stanza. Allora essa appare disfatta, pallidissima, si direbbe invecchiata. Domanda con insistenza se la seduta è riuscita bene. Se tutti sono rimasti contenti. Invitata ad andare a riposare, può appena reggersi sulle gambe. La guardo mentre sale la scala per andare nella camera da letto e a braccetto del conte Verdun e del dottor Imoda, quasi portata da entrambi col capo reclinato sulla spalla del dottore.